Morte e distruzione, figlioli, seminate morte e distruzione. Beh, non inseguitelo. Continuate a colpire quanto vorrei usare le cheerleader. Non è detto che non inizio a citare in questo episodio, ragazzi. Sì, ribadisco, sta campagna è da stronzi. Punto. 50 conti Dracula minchia pronti a ciucciarti tutto, Zeus. Non avvicinatevi troppo, smettetela di avvicinarvi, perfetto. Ok, arriva la zucca, ti prego, ti prego, ti prego. Wow. Oh, ma dai, ma mi prendi in giro? Ti ho detto occhio al buco. Quanti sono morti, come, dove, quando e perché? Lon, questa come la vinci? No, Lon, questa come la perdi, casomai. Parapapà, il super campagnolo era qua dentro. Aspetta, un carro armato. Salve a tutti, io sono Dragon Gamer, sudato come lo schifo, e bentornati su Totally Accurate Battle Simulator 2024 Edition. Oggi con il 30% di estate eccessivamente calda in più, porca la miseria. Sarò onesto con voi, a guardare questa schermata con molto ghiaccio mi bagno un pochettino, ma insomma ci siamo capiti. Allora, dobbiamo completare la campagna fantasmagorica, che mi ha fatto già tirare parecchi porchi. Abbiamo completato le missioni contro le unità fantasmagoriche e ora toccherà a noi utilizzarle per conquistare gli altri regni e le altre epoche. No, la prima missione si chiama Sotto il Solleone. Beh, effettivamente è perfetta. Allora, se vi ricordate, l'abbiamo vista brevemente sul finale della scorsa puntata. E come potete notare, ci sono un bel po' di maghi delle ossa con un tizio con le lance, così giusto per romperti le balle nelle retrovie. Ah, aspettate che ho ripreso esattamente da dove avevamo interrotto, pertanto devo ribloccare il resto delle unità. E voilà! Ok, ora è tutto molto molto legit. Allora, potremmo vincerlo facilmente con la mietitrice. E se andassimo di vampirli? Intendo proprio una cifra spropositata. Ma neanche troppi di vampirli. Vediamo un po'. Andate, miei prodi conti Dracula, minchia. Vediamo un po' se ce la fa. Vi siete fatti bullizzare prima, ma per davvero? Ok, ditemi che ce la fate comunque. No, molti sono morti. Ma no, non pensavo che i maghi delle ossa potessero effettivamente fermare i conti Dracula. Ci sono rimasto malissimo. Di solito sti tizi non li ferma nulla e nessuno. Mi hanno proprio ciucciato a morte anche il carro armato di Da Vinci in passato. No, non sto scherzando, ho fatto delle prove assurde. E sì, bravo, bravo, devi trappanarlo con il paletto di Frassino. Vediamo un po'. Vedete, vedete, non c'è, dovevi pigliarlo nel cuore. Lì l'hai preso un po' più nella panza. Ma insomma ci siamo capiti. Signore, è l'ultimo della sua specie nella preistoria e c'è morto come un pirla. In verità gli ho dato io un vantaggio tattico non da poco al nostro avversario, semplicemente. Bastava mettere i conti Dracula minchia davanti alle relative unità. E vedi che in quel caso la situazione sarà molto ma molto differente. Ok, tentativo numero 2, vediamo di velocizzare il tutto. Oh, sì, non moriteci comunque a prescindere, imbecilli. Ecco, con un piccolo cambiamento potete vedere che abbiamo trionfato alla grande. Una ciucciata alla volta. Allora, siamo ancora nella preistoria, solo che stavolta il nemico si è fatto tattico e per non farti ciucciare a morte si sono rintanati, come potete... non si vede nulla, porca miseria. Dicevo, si sono rintanati, come potete notare, all'interno delle grotte. Ciccio, ti scappa la pipì? Anche a me, ma ormai ho iniziato a recare, me la tengo per la prossima ora. Come li affrontiamo? Ci danno un bel po' di dindini. Oddio, dite che con le catapulte di zucche... Oddio, se riuscissimo a colpirli subito... è una tattica rischiosa che non adotterei in nessun universo parallelo. Ma facciamo una prova a prescindere, vediamo un po'. È che sono tutti radunati lì nelle grotte. Ecco, ragazzi, indietreggiamo giusto un attimino. Ci mettete troppo a ricaricare, razza di imbecilli. Mo ci fanno fuori, mo ci fanno fuori. Perché la deficienza artificiale... Ah, c'è un tizio che mi segue, c'è un tizio che mi segue... Ok, però la tattica non era malvagia, se solo potessimo indietreggiare. Ok, so che hanno lo scudo, ma noi abbiamo gli arcieri scheletrici. Ecco qua, ne abbiamo abbastanza. Un guerriero standard perché mi avanza un po' di denaro. Con le loro frecce infuocate. Wow, ok, sì, però dobbiamo liberarci di quegli scudi. Ragazzi, quando volete attaccare ancora non fate complimenti. Vediamo un po'. Orca la miseriaccia, non è male, non è male. Il fuoco funziona, però si sono avvicinati un po' tantino. Orca boiazza, più fuoco. Più fiamme, meno porchi. Ok, ok, incredibile ma vero. È l'ultimo, colpitelo. Wow, abbiamo rischiato di morire ma proprio una cifra. Cioè abbiamo perso tre quarti della nostra squadra. E che davvero sti tizi hanno un HP eccessivo. Dio. Oh, questa volta siamo noi a circondare il nemico, che tuttavia può contare su un numero spaventoso di alleati. E sono tutti
anche abbastanza forti. Ci sono quelli con le lance, i maghi delle ossa, quelli con gli scudi. Che mi invento? Potremmo andare di mietitori. Però quelli con le lance potrebbero farli fuori. I mietitori in passato, ammetto, mi hanno un po' fregato, non dico di no. Voglio comunque fare una prova. Due mietitori, uno in parte all'altro. Se riescono con i loro tentacoli a tentacolizzare tutti, senza farsi colpire più di tanto. Beh, i maghi delle ossa sono praticamente inutili, vai. Maronne. Morte e distruzione, figlioli. Seminate morte e distruzione. Non fatevi bullizzare. Si è fatto bullizzare. E ci hanno sconfitto. Ok. Ve l'ho detto, se trovano l'unità giusta è finita. Soprattutto sono forti contro le unità più deboli. Ma metti anche un paio di sti tizi che hanno un buon HP, affaneda. Ok, farei tendenzialmente affidamento sugli attacchi dalla distanza. Dobbiamo cercare di separare le unità nemiche il più possibile e di infuocarle. Ma proprio una cifra. Non so se sia la tattica effettivamente giusta, ma sono disposto a provarci, ragazzi. Quando volete contrattaccare, attaccare tutte cose. Quelli con lo scudo non possono essere infuocati molto probabilmente. Ma tutti gli altri, ok. Mi sembra abbastanza bene. Signore, le hanno tirato una lancia sul cadoppino. Sono cose che capitano da queste parti. Ok, dobbiamo eliminare i tizi con le lance. Aspetta. Appena sono pronto, vai. Gli dobbiamo dare un po' di fuoco di supporto ai nostri ragazzuoli. Oddio, da dove arrivate? Ma che sono l'ultimo vivo, ragazzi? Ragazzi, datemi una manina. Io distraggo le truppe nemiche. Caccia la miseriaccia. Di solito non faccio troppo affidamento su queste cocchio di unità. Stati fermo. Aiutami, bulli normali. Bastardi. Ok, restano solo due. Vabbè, qualcuno lo deve attaccare alle spalle. No, beh, volevo prendere il controllo di uno scheletro, ma non è andata molto bene. Quello è l'ultimo. Quello è l'ultimo. Attaccatelo alle spalle. La mira. Gente, la mira. Che se no ci fa fuori tutti. Quegli scudi di legno, curiosamente, sono a prova di fiamme. Sono ignifughi. Ok, wow. Non ho mai visto tanti contadini della Barilla in un'unica volta. E ovviamente hanno anche le mietitrici, note di più come le mogli dei contadini della Barilla, e anche gli spaventapasseri. Allora, 5000. Oddio, ragazzi, qua si va di mietitrici easy easy, secondo me. Ne metti uno qui, uno qua. Se non mi finiscono in acqua, vedi come ti trapanano malissimo tutti i cocchio di contadini della Barilla. Perfetto. E per il resto mietono anche loro molto molto bene. Beh, le signorine forse potrebbero resistere un po' di più. Oh mio Dio, per davvero? Vi siete fatti sconfiggere dai corvi? Signori, siete tra le unità più potenti del mondo. Non ci credo mai nella vita. Cioè, so che li avevano nerfati parecchio in passato. Ok, attaccatemi gli spaventapasseri. No, ti lanciano l'uccello. Se ti fai battere dall'uccello. Signore, signore, dove sta? Ma attaccamelo, non stai lì a guardare. Ok, l'idea è buona. Devo solamente prendere io il controllo. Perfetto, ciao ragazzi, come va? Tutto bene? Molto piacere incontrarvi. Wow. Ma gli hanno davvero nerfato tantissimo l'HP. Ma porca... Ok, è andata meglio. È andata meglio. Dove stai andando? Lascia stare le signore. Attacca quelli. Lascia stare le signore. Lascia stare le signore. Attacca quelli. Porca la miseria. Aspetta. No, no, gli uccelli lo danneggiano veramente troppo. Aspetta. Ok, fammi pure che l'altro. Siamo tipo in fin di vita. Ho vinto? Ok, è stata una battaglia un pochettino confusionaria. Con gente buggata che volava in qualunque direzione. L'importante è aver trionfato. Siamo ancora nei campi della Barilla. Vabbè, ho capito che dovete falciare il grano, ma mi pare un po' eccessivo. Anche i bambini si sono portati. Ma cos'è? Venerano il tizio spaventato. Ah, ok, questa volta posso attaccare direttamente io. Possiamo fare una cosa un po' differente, ovvero popo una cifra di teste di candela. Se riusciamo a buttare abbastanza indietro le signore. Sì, questi sono un pochettino vicini, ma vabbè, dettagli alle tizie. Ce la potremmo anche fare, vediamo un po' quanto l'ha buttata indietro. Non quanto avrei sperato per dover di cronaca. Speravo un cicino di più, le signore mi resistono molto al potere delle teste di candela. Tizia, quindi questa parte della campagna è veramente difficile. Non avete neanche idea di quanti fail avrò tagliato in editing. No. Questa tattica non funziona. A sto punto sai che ti dico? Mi danno 9000? Metti 9, invoca lame, tutti vicini gli uni agli altri. Ecco qua. E in qualche modo, se non si pigliano tra di loro, dovrebbero riuscire a tenere a bada le signorine e eventuali altre unità. Vabbè, basta un paio di uccelli e ci schiattano velocemente. Ok, però mostri le signorine si avvicinano troppo. Porca la miseria. Davvero, ma non è possibile. Aspetta, devo avvicinarmi al tizio io prima che ci lanci gli uccelli. Non puoi lanciare gli uccelli. Ok, trapanato. Purtroppo gli uccelli. Abbiamo vinto noi, per davvero.
Oh, cazzabubolo, non me lo aspettavo in effetti. Gli uccelli stavano arrivando a farmi il culo a strisce. Non posso neanche difendermi, c'ho le mani bloccate. C'ho solo un po' di telecinesi e basta, che all'epoca andava anche di moda. Vabbè, allora ditelo che ce l'avete con me. Sono arrivati i figli di Franco più qualche arciere, qualcuno più alto dei precedenti. Voglio dire, se un arciere puoi avere un campo visivo nettamente maggiorato. Tu non volevi essere qua, piccolo figlio di Franco, a quanto pare. E ci attaccano più o meno al centro, diciamo. 3000 sono un po' pochini, gioco. Quelli che mi preoccupano maggiormente sono gli arcieri da questa parte. Se metto un invocalame lo triturano, ve lo garantisco. E se usassimo anche noi le freccine, è che non posso spawnarne troppi. Devo sperare che con una singola freccia riescano a far fuori la maggior parte dei figli di Franco. E che sono resistenti come lo schifo, purtroppo. Lì c'è poco da fare, in effetti. Poi dobbiamo difenderci anche da questi altri figli di Franco che proveranno ad attaccarci. Ah, aspetta! Se utilizziamo i guerrieri scheletrici, loro scapperanno via tutti spaventati. E se usassimo le teste a candela? Non lo so. Facciamo una prova, può accadere letteralmente di tutto. In sto gioco, trovare la tattica giusta spesso è più difficile del previsto. Ragazzi, chi avete colpito? Non si è infuocato nessuno? Ma siete inutili come lo schifo! Ma veramente, full guerrieri scheletrici, non me ne frega chi sopravvive, chi muore, chi va a pranzo dal cugino di secondo grado. L'importante è che attacchiate tutti, buttateli di sotto, non buttatevi voi di sotto. Ottimo, è andata, diciamo, meglio del previsto. No, spingetevi di sotto da razza di idioti. Beh, non inseguitelo, non inseguitelo. Porca la miseria, no, dove è andato? Guarda che me li riattira tutti qua sotto. Oh, ma porca la miseria. E si sta anche difendendo. E ora? E ora come tornate su, idioti? Ok, l'idea di base non era poi così malvagia, siamo onesti. Voglio provare una tattica differente, ovvero... Sì, i guerrieri scheletrici, ma... Me li metti direttamente qui e... Molti meno, invece, da quest'altra parte, che casomai possiamo cercare di continuare ad attaccare il nemico senza volare noi stessi di sotto. Ragazzi, mi dovete andare verso gli arcieri. E ciaone. E ciaone, provo colpi. Non ce la fai, non ce la fai. Gli arcieri si sono avvicinati, perfetto, rimaneteli dietro. Rimaneteli dietro che è la posizione tattica. Che state facendo? Vogliono colpire il figlio di Franco tutti. Ragazzi, attaccate gli arcieri, razza di imbecilli. Colpiteli, affettateli, non me ne frega niente. Non posso attaccarmi a questa distanza? Ah, cercano un figlio di Franco, non me ne ero accorto. Non attaccateli come dei poveri stupidi. Dio quanto la odio l'intelligenza artificiale di sto gioco. No davvero. Totally accurate. Ma mi ha riportato un sacco di iscritti, views e via dicendo. Ma sei veramente realizzato a culo? Aspetta, ce la fai ad attaccare? Guardali, si sono bloccati tutti gli uni con gli altri. Non sto scherzando. Ce la fate a colpire il... Aspetta, ci provo io. No, con quest'altro. Con quest'altro ancora. Dai, riesco a fare il giro in qualche modo. Ok, ok, mi piace quello che vedo. E ora ti butti di sotto, testa di minchia. Ora ti butti di sotto. Ma ti faccio affogare io tutta la famiglia. Sto bastardo. Cos'è sta storia? Quindi io sono praticamente bloccato da quest'altra parte della mappa. Non l'ho mai vista tagliata in questo modo. E vabbè, c'è un'armata incredibile di Franco, i guaritori, i cava... Gioco! Allora, io capisco che hanno aumentato la difficoltà della campagna, ma questa è bastarda nel profondo. Vi giuro, la maggior parte delle mappe l'ho dovuto rifare 5-6 volte. Almeno non ci sono gli arcieri, mi consolo. Ho un'idea folle, ovvero mettere tutte le nostre truppe da un'unica parte. Ecco qua, cercando di non stare troppo vicini al nemico nei limiti del possibile. Così pian pianino poi arriveranno gli altri, ma per adesso li distraiamo con alcune truppe, così impiegheranno più tempo a raggiungerci. E devo mettere qualcun altro in prima linea. È che un mietitore secondo me non ce la fa. Non ce la fa in nessun universo parallelo. Io ci provo, ma non ripongo troppa fiducia. Mettimi altri tizi per distrarre la squadra nemica e che lo scontro abbia inizio. Aia, lo scudo. Ok, buttali indietro, buttali indietro. Ok, se tiriamo abbastanza frecce agli altri, forse. Niente, niente, niente. Le hanno parate tutte per davvero. Ah, ecco, volevo ben dire. Colpite Franco, bravi. Ok, ora restano gli altri. Continuate a colpire quanto vorrei usare le cheerleader. Non è detto che non inizio a citare in questo episodio, ragazzi. Perché per adesso ci è andata anche di culo. Ok, bravi. Oh, restano ancora quasi tutti vivi, i nostri ragazzuoli. Quanto adoro quando lasciate le freccine in maniera così sexy. Perfetto. Il mietitore è ancora vivo. Finché resta vivo quello, mi può distrarre il resto delle truppe nemiche. Forza. Attaccate. Resta solo figlio di Franco. Ok. Voglio essere onesto con voi. Pensavo che saremmo schiattati fra atroci sofferenze.
Oh, oh, cos'è sta roba? Mo posso trincerarmi solo qua io. E intanto mi attaccheranno con le baliste. Ci sono gli opliti, altri opliti? E per non farci mancare nulla, altri opliti. Qualcuno ha richiesto qualche altro oplita anche qui, più altra balista e oplita? È il paradiso dell'oplita praticamente. Mi danno 7500, però sì, ci conviene restare qua e attaccare con i mietitori. Tre mietitori, però se le baliste li colpiscono, siamo belli che fregati. Allora, io li spawno, ma vi garantisco che ci trucidano male. Ok, chi sarà il primo mietitore a essere trucidato male? Vediamo un po', devo sperare che le baliste nemiche li manchino. Ma sappiamo tutti, come potete vedere, che ciò non accadrà. Eccolo là, è perito anche il numero 2. Ma porca di quella suprema porca. Allora, dobbiamo mettere altre unità a distrarre le baliste nemiche, sperando che i mietitori arrivino in tempo, cosa che non accadrà ma proprio mai. E se mettessimo due invocalame lì, però poi rischiamo che vengano colpiti. E per il resto un po' di guerrieri scheletro. E magari prendo io il controllo dell'invocalame e mi sposto nelle zone limitrofe. Devo solo sperare che sopravvivano all'assalto degli opliti. Non è malvagio. Ok, ho visto di peggio nella mia vita. Aspetta, no. Tu sei mio e noi ci divertiamo a fare il giro. Ce n'è un'altra anche qua, non me ne ero accorto. Aspetta. Cala miseria. Vieni qua, bravo. Ok, no, ci hai provato. Provo a spostarmi di lato. Vai, attacca. Ok, abbattuta. Come procede? Ah, questi sono i nemici. Che vuol dire come procede, Lonino? Porca la miseria. Sono quelli che vogliono farti il culo. Continua a indietreggiare, a sparare. Orca miseria. Sono vivo, non so come. Ok, non so chi sia ancora tra di noi. Sicuramente le baliste potrebbero essere vive. Wow, sono tipo morti tutti. È pieno zeppo di cadaveri dovunque. La balista è laggiù. Sì, la balista è laggiù. Sapete cos'è la cosa divertente? È che non ho la più pallida idea di cosa sia accaduto mentre non guardavo. Quindi, boh, amen. Vi siete già spostati. Vediamo se può colpirli di lato. Quasi, un po' più. Bravo, mi è piaciuto. Ok, è a terra la balista, quindi vuol dire che anche l'altra balista è in piedi. Ovviamente, Lolino, ovviamente. Volevo solo registrare un episodio senza tirare troppi porchi. Ma a quanto pare Tabs aveva un'idea molto differente per questa serata. Un po'. Che la miseria, ce la fai a colpirlo da qua? No, devo fare il giro. Che pirla che sono. Io posso attaccare anche dall'alto. La balista invece no. Dov'è? Signore, salve. Vai, beccalo dall'alto. Vai, a posto. 841,9 minuti. Sì, potete notare che nel frattempo si sono trucidati tutti gli uni contro gli altri. E le baliste devono aver fatto il resto del lavoro sporco. Ah, eccole qua, altre baliste. Aspetta un secondo. Ma mi prendi per il chiurlo? Vabbè, non uno, non due, non tre, ma ben quattro Zeus. Gioco! E ci sono anche tutti gli altri però, Sì, ribadisco, sta campagna è da stronzi. Punto. Ok, dobbiamo occuparci delle baliste il prima possibile. Ho capito che mi date 10.000, però sì, lascia stare che è meglio. Gli Zeus mi preoccupano un sacco. Ho un'idea un po' pazza. Però c'hanno gli scudi. Gli arcieri non funzioneranno mai, Lonino. Però voglio comunque fare una prova veramente proprio una cifra stupida. E ok, voglio vedere cosa possono effettivamente fare gli arcieri infuocati. Un po' di fuoco ce l'hanno anche loro. Vabbè, con una freccia mi hanno letteralmente triturato 841 persone. L'altra squadra è ancora abbastanza viva. Ragazzi, quando volete sparare freccine non fate complimenti, sparate qualche freccina anche agli Zeus. Io la butto là, che non mi pare la peggiore. Sì, l'ho mancato clamorosamente. E ora che sono tutti vicini, infatti è andato esattamente come temevo. Forse uno Zeus è perito in circostanze misteriose, ma... Porca miseria, dai. È il concatenamento che mi ha fregato, perché due li abbiamo fatti fuori. Era fattibile, se non fosse che erano decisamente troppo vicini gli uni agli altri. E se puntassimo sugli invocalame, 5 da una parte, 5 dall'altra. Sì, vabbè, Loni, te proprio vuoi morire con stile. Ma vabbè, dettagli, vai, perfetto. E una balista potrebbe farli fuori. Vai, là. Potevate sparare anche prima, a mio avviso, Ok, mo arrivano tutti da sto lato. Credo che ne abbiamo perso uno anche da sto parte, probabilmente. Vai, non è male. Colpite gli Zeus. Non servono tante lame. Il giusto quantitativo di lame. Dai. Niente, non ce la fanno perché hanno troppo poca vita, purtroppo. E con la storia dei colpi concatenanti, dannazione. Ok, arriva un momento nella vita di un telone in cui serve il conte Dracula minchia. È uno stracocchio di dato, di fatto. Oddio.
io non so cosa accadrà. 50 conti Dracula minchia pronti a ciucciarti tutto, Zeus. Anche il conto in banca. Ok, sì, ma non restate lì a prendervi i fulmini. Dai. Ragazzi, ce la fate a ciucciare la balista? Spero di sì. Qualcuno è ancora vivo? Però dovete ancora fin... ok, vai, 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 vai. Se li ciucciano è fatta, se li ciucciano è fatta. No, riescono a staccarseli comunque. Porca miseria, Zeus, credo che la ciucciata sarebbe stata la tua fine. Sì, però se vi bloccate anche voi in culolandia. Oh, questa volta si sono avvicinati molto di più e ne sono sopravvissuti molto di più. Però, sì, alla fine comunque due Zeus sono sopravvissuti. E arriva l'ultimo di Pirla. Ok, ci abbiamo provato, gente, ci abbiamo provato. Sì, voglio dire che è molto ambigua sta scena, sto finendo le idee, mi restano le catapulte. Però, fioi, mica pizza e fichi qua, però. E se mettessimo le catapulte e i vampiri? Ah, ecco, magari un po' meno vampiri da questa parte. Tanto le catapulte possono tranquillamente far fuori la maggior parte dei tizi qua sotto. E un po'? Sì, dai, abbastanza, fanno abbastanza danni. Io provo a indietreggiare nei limiti del possibile. Se riusciamo a offrire fuoco di supporto ai vampiri, è praticamente fatta. Perché io i Zeus posso prenderli comunque. Cioè, avrò preso più i nostri che altro. Oddio, un piccolo cambio di tattica così funzionato? Non ci credo mai. Aspetta, abbiamo vinto col potere della zucca e del vampiro. Incredible, ma vero? Vi odio, no, non con le sarisse. Aspetta, Lonino, sai esattamente come vincerla. O tiri lame anche tu, oppure... No, con la mietitrice non la vinco. Con i vampiri si impigliano male male. Le teste a ca... Allora, devo provare, perché gli invoca lame... potrebbe riuscire a tirare abbastanza lame. Più centrali, ragazzi. Più centrali possibile. Mi raccomando, non deludetemi. Vai, 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 vai. Non ce la fanno, non ce la fanno, non ce la fanno, non ce la fanno. E infatti vengono triturati. Ci vuole qualcuno di più veloce. Quindi una mietitrice. Aspetta, ma io posso fare anche così. Se glieli metto troppo vicini, diciamo che li incasino proprio una cifra. Però secondo me con la sarissa possono penetrarla malissimo. Vediamo un po'. Ok, non farti avvicinare troppo. Signora morte, mietitrice, tutte cose. Wow. Ha mietuto molto bene. Però mo me la punzecchiano. Infatti non ce la fa. Le teste a candela. Ma sono troppo poche per riuscire a occuparsi di tutte ste cocchio di sarisse. Ci provano. Le allontanano un pochettino. Però questi poi si riavvicinano subito dopo. Ragazzi, la ciucciata ha funzionato prima. Magari funziona anche adesso. Perché se mi ciucciate tutti lo stesso nemico, non è che mi funzioni più di tanto. Ok, mentre sono a terra non so quanto possono essere punzecchiati. Direi abbastanza. Giudicare dei loro decessi direi comunque abbastanza. È il potere del frassino purtroppo, ragazzi. Oh, contro ogni aspettativa. Aspetta, no, me li stanno trapanando comunque. Porco canaglia. Però l'idea di base funziona. Ora voglio provare una tattica differente. Ovvero, aspetta, 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 sei troppo vicino, vedete che non fa nulla. Oh mio Dio, quello si è bloccato. Città, città malissimo, città malissimo, città citterio. Ok, la mia tattica semplicemente era di spawnarli vicino a loro e non davanti a loro. Ho cercato ovviamente di non cittare troppo perché... Ah, il fresco e il gelo, quanto mi manchi fresco e gelo. Ancora una volta sono circondato e sti tizi, come ben sapete, saltano. Ah, porca boiazza. Questo gioco riesce a farsi odiare come pochi, Voglio essere onesto con voi. Se riuscissimo a mettere due mietitrici al centro, perché loro saltano ma rimangono vulnerabili temporaneamente, e gli Jarl invece sono un altro paio di maniche. Ok, da questo lato non ci sono, mi consolo. Cerchiamo casomai di utilizzare invece i guerrieri scheletrici per distrarre le unità nemiche, guadagnando prezio di secondi per poter eventualmente trapanarli malissimo. Ok, non è male. Bravi, teneteli a debita distanza, ottimo. E ora la situazione si complica, ma proprio una cifra, ragazzi. Concentriamoci anche sui signori armati e pericolosi. Wow, bello. Mi piace quello che vedo, ok. Li hanno triturati, ma... Ah, quell'attacco di ghiaccio potrebbe romperci le palle. Ti prego, tritura male tutti. Oddio, sono ancora tutti vivi, gli Jarl. No, uno è caduto. Casino, veloce, ne mancano due. Avanti, se continuiamo a buttarli a terra e fa... No, bastardo maledetto. Non ci credo mai nella vita, non ci credo. Signore! Perché mi si era buggata la falce. Gioco, ti odio. Ok, tentativo numero 826. Mettiamo 5 invocalame a questo punto. Direttamente qui. Col fatto che mi attaccate al centro, io sono bello che fregato. E per il resto, cerchiamo come sempre di tenerli a debita distanza, distraendoli con gli scheletri. Così le nostre unità al centro possono, se no si muovessero troppo, cercare di attaccare il nemico, che non mi fa tanto schifo. Se non mi fate ammazzare... vi siete già fatti ammazzare, razza di imbecilli. E se facessimo il contrario? Gli scheletri normali al centro e gli invocalami di lato? Tanto loro più o meno saltano quasi sempre al centro.
Se riusciamo a non farci colpire più di tanto. Bene, li abbiamo distratti. Ok, perfetto. Sono ancora tutti vivi? Credo di sì. Perfetto, e ora possiamo concentrarci sugli Jarl. Senti, con tutti sti invocalame non è male. Non avvicinatevi troppo, smettetela di avvicinarvi, perfetto. Non ce la fanno, non ce la fanno. Vai che roba. Però sono tanto resistenti, eh. Una volta tanto, sì, al 190esimo tentativo. Ma l'abbiamo vinta. Ci metterò una vita a editare sto video con tutti sti fail. Ok, siamo nell'arena, quella grande, più grande. Io volevo iniziare anche la prossima campagna, gioco, ma sono qua da quasi un'ora, ma vabbè, dettagli. Allora, abbiamo le barchette vichinghe, molto incazzate con la vita, un sacco di arcieri. Porca trotta, le barchette sono quelle che mi preoccupano. E se attaccassimo tutti con le catapulte? Non mi hanno dato mezza soddisfazione, voglio essere onesto con voi. Ma forse, prima o poi, statisticamente, anche loro devono essere utili a qualcosa. Anzi no, mettimi una catapulta in meno e mettiamo casomai popo una cifra di guerrieri scheletri messi a cazzo, detto in termine tecnico specifico, in modo tale da distrarre i nostri avversari. E cominciamo ad attaccare già dalla distanza, dove sparo. Perfetto, tanto prima o poi qualcuno pigliamo. Questa storia che le palle qua rimbalzano tantissimo, facendo danni anche all'unità dietro. Non avete idea di quanto mi manchino i cannoni dei pirati? Quelli erano perfetti, ma di sto passo davvero io citto, perché non possiamo andare avanti in questo modo. Riusciamo a pigliare qualcuno prima o poi? Perché non è che mi sembra che stiamo facendo troppi danni, se devo essere onesto. Ok, non è male, non è male. Aia, mi stanno a sparare. Colleghi, proteggetemi. Ok, vediamo se piglio qualcuno. Ui, quello si è avvicinato troppo. Ok, lasciamo che la natura faccia il suo corso. Se non ci facciamo congelare più di tanto e magari azzecchiamo anche qualche colpo. Ragazzi, pigliate i signori che stanno congelando. Ce la facciamo quando avete un secondo? L'avete mancato clamorosamente, aia. No, dai, che periamo all'ultimo. Per davvero. Oh, uno ne avete fatto fuori. No, ma siete disonore. Non ho mai visto tanta mira di merda. Ho voluto lasciare che il gioco facesse da solo, e invece no. Senti, mettimi una marea di testa candela. Perfetto. E questi davanti, sempre per fargli lanciare le stracocche di barche. Gli arcieri saranno un problema? Ma se riusciamo ad avvicinarci abbastanza, il gioco è praticamente fatto. Vai. Ok, con questi dovremmo riuscire a ributtarli indietro. Non male. Non mi dispiace. Bello, 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 bello. Ok, attaccatemi anche quelli un po' più indietro, appena avete un secondo. E che non so quante unità nostre siano ancora vive. Un po' ce le possono congelare, ma mica tutte, voglio dire. Occhio ai remi. Occhio ai remi. Avanzatemi, prodi. Perfetto. No, si è preso il remo sulle gengive. Ci rallentano anche troppo con quelle maledettissime frecce. Mi sa che non ce la facciamo. Purtroppo non ce la facciamo, perché quelle boie di frecce congelanti funzionano solo quando sono in mano al nemico. Senti, fuoco contro ghiaccio. A sto punto, fuoco contro ghiaccio. C'hanno anche le barchette. Porca la miseria, dovrebbero bruciare, che è uno spettacolo. Magari riusciamo anche noi ad attaccare dalle retrovie. Vediamo un po'. E neanche tanto, perché c'è comunque lo scudo. E i nostri arcieri impiegano 86 anni a preparare il prossimo colpo. E ciaone. No beh, quelli con remo stavolta non si dovrebbero riuscire ad avvicinare più di tanto. Le ultime parole famose, ragazzi. Le ultime parole famose. Mi hanno congelato un sacco di truppe. No, guardali come cadono a terra belli morti. Cioè, più morti. Incredible. Incredible. Sono gli ultimi. Mio Dio, ce l'abbiamo fatta. E con un netto vantaggio. Non pensavo, non credevo. Sono stupefatto quanto voi. Oh, passiamo quindi al Japan. Ah, il Japan. Cioè, gioco, siamo alle ultime mappe, vero? Perché ribadisco, io qua avrò probabilmente materiale per meno di metà video. E sono seriamente preoccupato. Sì, sono le ultime tre. Yay, la gioia che provo. Allora, ritornando a noi, abbiamo i tizi col bastoncione. Porca miseria di voi, non sopravviverò mai. E anche il re delle scimmie, i ninja, i samurai e mia nonna in cariola. Questi sono quelli che ovviamente mi preoccupano di più, perché se mandiamo contro i mietitori, ce li triturano, che è uno spettacolo. E forse con le teste a candela, ancora una volta. Prima non hanno fatto più di tanto. È che c'hanno troppi arcieri, sono decisamente troppi. E ho chiaramente paura che i cretini mi finiscano là sotto. E aspetta un attimo, Lonino, se tu facessi il contrario, ovvero li attendi tutti al varco, intanto disponi le tue... Vorrei disporre le mie unità, grazie al gioco. Sì, lo so che ho la brutta abitudine di spawnare un solo tipo di unità. Voi rimanete lì, ragazzi? Ok, non ci sono problemi. Tanto periranno tutti fra atroci sofferenze in 1,8 secondi. Aspettate un altro po' per attaccare la prossima volta. Ok, un po' li ributtiamo indietro, ma... Aia, aia, e ce ne ammazzano troppi, basta un fuoco d'artificio. E poi arriva anche il re delle scimmie. Come facciamo a far fuori tutti questi tizi? Ma io l'ho mai finita sta campagna. Perché ho dei seri dubbi esistenziali a sto punto del gioco. Cioè, potrei anche sparargli delle zucche, non dico nulla, ma...
perché sono più o meno tutti dritti. Pff, però fidatevi se vi dico che non cambierà più di tanto. Mettimi comunque una mietitrice, ma non sopravvive. E per sicurezza un po' di conti Dracula minchia, che magari riescono a ciucciare qualcuno. O molto più probabilmente voleranno di sotto. Spara che non vedo una ciola di niente. Ma cosa ridete, che c'è da piangere, basta. Siamo finiti nel buco. Smettetela di ridere, imbecilli. Ok, cerchiamo di pigliare ancora gli arcieri là dietro. Ah, sì, quando mai nella vita. Ragazzi, se il mietitore muore, siamo tutti belli che spacciati. La cosa mi è tornata indietro. Non ci credo mai nella vita. Presto, dategli fuoco di supporto. Oh, no, l'abbiamo preso noi. Ma il disonore che non mi sale. Ok, io spero che riusciate a... Sì, ciaone. A far fuori il resto delle unità nemiche. No, ridete, ho già detto che non c'è nulla da ridere. Oh, ok, qualcuno abbiamo preso. Restano tre arcieri, ragazzi, restano tre arcieri. Smettete... No, ci è di nuovo rimbalzata indietro. Guarda che roba. Ma disonore supre... Mo... Ok, uno l'avete ucciso. Ma restano ancora tutti gli altri. Ok, arriva la zucca. Ti prego. Wow. Ok, chi è ancora vivo? No, ho rimbalzato di nuovo indietro. Non finire nel buco. Chi resta ancora vivo? C'è ancora qualcuno di non sufficientemente deceduto da qualche parte? E non so di chi si tratta. Porca la misera, sarà qualcuno che è volato di sotto e ci sta per morire male. Chi l'avete lanciata la zucca, che sono curioso? Forse uno di questi è tipo solo svenuto? Signore, guardi che la vedo che è ancora vivo, Svenuto in un angolino, ma vivo. È questo, colpitelo. Ci siete qua andati abbastanza vicini? Ok, ho capito. Avanzo io, perché sennò davvero ci mettiamo un'eternità. Ok, ora siamo in due. No, la mia palla ha sbattuto sulla sua, non ci credo. Occhio al buco, imbecillo. Oh, ma dai, ma mi prendi in giro? Ti ho detto occhio al buco. Ma sei un idiota. Oddio, c'ho tipo uno sputo di vita. Se una di ste palle mi rimbalza addosso, devo rifar tutto. Ed è un miracolo che siamo arrivati fino a questo punto. Oddio mio. Dai, piglia il tizio. Io il tizio l'ho pigliato. Dove stai andando? C'è qualcun altro vivo dove? Oh, non posso mettermi qua a controllare tutti i cadaveri uno per uno. Oh. Abbiamo vinto. Non so. Era qua. Guardate dove era. Era qua sotto. Io non l'avevo neanche visto. Ok, 86 minuti e ci spostiamo a Venezia. Cioè, no, vi giuro, è il peggiore episodio che io abbia mai registrato. Qualcun altro no, Dicevo che io abbia mai registrato di questa 2024 edition. Non riesco neanche a parlare. C'ho i peggio traumi, c'ho le alabarde spaziali e tutte cose. Signore, ma lei non vede una ciola di niente. Scusate, ma io i tizi che sparano, come li affronto, Domando così, giusto per simpatia. Cioè, io so come vincerla. Cioè, va da sé, ragazzi. Un'unica possibilità. Vampiri che ti ciucciano a morte chiunque. E fu così che quella notte ogni singolo veneziano fu ciucciato male. No, ragazzi, dovreste dare priorità ai signori coi fucili. I signori coi fucili. Quanti sono morti? Come, dove, quando e perché? Ok, no. Ah, perché poi ci sparano alle spalle. Nonostante tutto, ragazzi... Priorità, quando mani la vita. Ho capito che c'ha la barda, ma non è che dovete ciucciare tutti la stessa persona. Porca la miseria, ok, tattica buona ma pessima esecuzione. Allora, ho una mezza idea. Gli altri vampiri li mettiamo dietro, perché magari non puntano tutti lo stesso obiettivo umano. Vediamo un po' se le cose sono cambiate. La risposta è molto probabilmente un grandissimo, grosso, grasso no. Ah, che due balle la mia esistenza. Oddio, sono molto più vivi del solito. Buono, mi piace quello che vedo. Una ciucciata vale più di mille parole, come diceva lo zio Rocco. Perfetto. Ok, restano gli ultimi. Signori, avanti, una ciucciata non ha mai ucciso nessuno. Oddio, con quelle facce lì io sarei abbastanza inquietato. Cioè, guardate come gli fissano certe parti un pochettino furbine. La Venezia dell'epoca era un pochettino pudica. Solo una botta così e via a Venezia. E ci spostiamo dai Pirloni dei Caraibi. Oh, zio Billy, sono le ultime mappe, figlioli, sono le ultime mappe. Questi sono tutti armati. Tutti molto una cifra armati di scorbuto. Ma vabbè, dettagli. Lon, questa come la vinci? No, Lon, questa come la perdi, casomai. Allora, non hanno scudi. Oh, porca trotta, c'è anche la signora? Ho sputacchiato sullo schermo. C'è anche la signora! Porca miseria, accettate, tolgo lo sputacchio. Ah, ok. Dicevo, non hanno scudi. Quindi a livello teorico, i nostri arcieri, che mettiamo a una certa distanza perché tra di loro poi si bloccano e tutte cose, mettiamo tipo dovunque, dovrebbero riuscire a infuocarli male. Cioè, è la tattica della vita. Mettiamo comunque un po' di teste di candela, sempre abbastanza separate le une dalle altre, perché le bombe della tizia, come te le bomba... sì, insomma, avete capito il senso del discorso. E se metto un invocalame ci schiatta un paio di proiettili e passa a miglior vita in 1,8 secondi. Ecco qua. E un tizio. Ok, signori,
Preparatevi a vedere il disonore teloniano mentre prova, wow, a trionfare in qualche modo. Ok, abbiamo incendiato tutti pop una cifra. Però, aia, direi che ci stanno facendo passare un brutto quarto d'ora. La tizia, wow, ok, non è malvagia. Non è malvagia. Allora, aspetta che prendo il controllo di un tizio. Dobbiamo cercare di far fuori i cannoni in qualche modo. Oh, oh, l'ho preso in pieno. Non ci credo mai nella vita. Restano gli ultimi, restano gli ultimi. Beati gli ultimi che saranno i primi, signore. I primi a morire. Mettiamoci nel capito. Wow, ok, mi... Beh, ma un cannone è ancora in piedi? Oh, ragazzi, però un cannone è ancora in piedi. Signore, si sposti, potrebbe essere pericoloso. Dovrò fare il balle a me. Perché prendete sempre di mira il sottoscritto? Aspetta, ce la faccio. Ce la faccio, sono ancora vivo, non si sa come. Ah, più avanti, più avanti, più avanti. Signore, la vuole una freccia bollente sul pipino? È offerta dalla ca... L'ho mancato clamorosamente. No, mi hanno inseguito fin qua. Aspetta, mi sa che ce l'hanno tutti col tizio delle palle di cannone, che ha mancato clamorosamente l'obiettivo. Ce la fate? Ce la fanno, ce la fanno, ce la fanno. Ok, a quanto pare i pirati non sono riusciti ad assaltare l'isola del tesoro. C'erano troppe figure soprannaturali. Oh mio Dio, 1 ora e 10 minuti per completare l'altra parte della fantasmagorica. Ah, Londi, domani mattina quanto ti gireranno le balle. Guardate chi è ritornato, il faraone. In effetti, come si iniziava la sua campagna? C'era la campagna delle unità vecchie. Come cacchio si chiamavano le classiche? Insomma, avete capito il senso del discorso? Aspetta, ho i flashback del passato. Non vorrei dire una minchiata, ma dobbiamo ritornare nel retaggio. E come prima cosa, per poter sbloccare la relativa campagna, dobbiamo trovare tutte le unità nascoste, che erano, mi pare, 16. Non vorrei dire una minchiata. Guarda, abbiamo beccato il faraone neanche a farlo apposta al primo colpo. Caccia la miseriaccia. Eccolo qua, salve signore. Sì, però davvero ci... Ragazzi, io non posso ricordarmi dopo anni dove si trovassero tutte le starcocchio di unità. C'era qualcuno vicino alle tende. Ok. Ah, la bandiera, abbastanza facile. C'era quelli con la bandiera che facevano attaccare con più veemenza le unità. Eccoli qua. E gli opposti, che erano quelli utilissimi, che invece ti permettevano di tenere ferme le unità alleate. Madò, quelli li voglio, quelli li voglio a prescindere. Ho trovato qualcosa in parte a un ceppo di legno. Ti faccio io una ceppa. Il mago? Ah, era un cappello da mago? Era qualcosa di un mago. Aspetta un secondo, perché la mappa è bella. Aia, dicevo, la mappa è bella grande. In effetti, spec. C'è una sarissa qua, inaspettatamente molto ma molto lunga. La Rocco Edition, a quanto pare. E ci fa sbloccare il picchiere. Erano quelle della lei. Ho avuto un fulmine, eh? Sì, ci sono parecchi fulmini da queste parti. Il martello dello zio Thor, ma certo. Perfetto per ricaricare l'iPhone quando rimani senza batteria. Olè, e abbiamo un Thor. Vi ricordo che all'inizio l'abbiamo sbloccato solo con le mod. E poi è stato aggiunto effettivamente. Bam 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 bam. Non c'era una torre che dovevo fissare dalla distanza? Io ricordo una torre che dovevo guardare. Perché... O sbaglio io, c'era qualcosa che dovevo guardare dalla distanza, che era un incubo, perché dovevi essere proprio nel pixel preciso. Ah, ho trovato intanto l'altra bandiera. Sì, è questa. Perfetto. Casomai, se ne avessi bisogno, mi permetterò di utilizzare il portastendardo. Perché no... questa è la biga, è abbastanza facile. Dicevo, perché altrimenti in alcune mappe diventa impossibile. Quei ragazzuoli che vanno avanti e indietro, è un incubo. Abemus la baiga. Allora, dove cazzo bubolo stanno gli altri? Aspetta, c'era qualcosa con una tomba? Non vorrei dire una minchiata. Vedi? Aspetta, questo non era quello che ti lanciava i dardi avvelenati? Era il gran figlio di Cerbottana. Ma certo, la Cerbottana. C'erano anche altri tizi. Nella chiesa non si poteva entrare. Solo nel tetto, se ben ricordo. Ehi, ehi, che sto guardando? Ah, il peasant oscuro, ma certo. Il campagnolo dell'oscurità. Unità che normalmente, se ricordo bene, non potevamo spawnare se non nella sandbox, perché costava 9.999 tutti i cazzi e mazzi vari. Beh, sul tetto c'è sicuramente qualcosa. E un tetto deve nascondere qualcosa. Buongiornissimo. E abbiamo trovato la campana con all'interno... Parapapà! Il super campagnolo! Era qua dentro! Non me lo ricordavo. Ok, perfetto. Ritorniamo là fuori e... Aspetta un attimo, questa tomba ha un aspetto abbastanza furbino.
Ma era il pugile! Oh, One Punch Man! Buongiorno signore, che piacere riaverla tra di noi. Il super pugile! Ottimo, ottimo, ottimo. Devo controllare di più le lapidi. Ce ne sono parecchie all'interno di sta cocchio di mappa, in effetti. Aha! C'è qualcosa di abbandonato. Beh, c'era anche il pugile standard. Di questo me ne ero dimenticato, in effetti. Ma ci sono dei guantoni. E abbiamo il pugile, quello normale. Il caro buon vecchio Rocky Balboa. Ok, ricontrolliamo se nell'altro insediamento c'è qualcosa. Potrebbero aver messo roba anche in mezzo alla foresta, ragazzi. Sono passati tanti di quegli anni. Beh, questo barile ha un aspetto molto furbino. No, quelle sono quelle del Far West. Le tizie che camminavano sopra il barile e il barile esplodeva. O mi sbaglio io? No, forse erano loro i rotolabarili. O forse c'era anche nel Far West. Cazzo, ho completamente rimosso buona parte di tabs. Beh, non potete immaginare i porchi che ho tirato in centinaia e centinaia di ore passate all'interno di sto cocchio di gioco malato nel profondo. Ma buongiornissimo. In effetti avevo notato che c'era sta placca che era di colore differente, ma ho pensato fosse un errore di programmazione. Il bracconiere, ma certo, bellissima, molto sexy questa statua. E che ho perso il conto. Quanti cocchi hanno sbloccato il gioco? Potevi anche mettere un indicatore, vista la difficoltà della sfida stessa. Ma io mi ricordavo una tomba che si poteva aprire. Ah no, era questa, ok. Però nessun passaggetto furbino. Ma non c'era il carro armato? Aspetta, Nonino. C'era per caso un tunnel per andare sottoterra? Ricordatelo tu, ciccio, perché io proprio non mi ricordo un cazzo. L'ho trovato! Cioè, dall'alto, non chiedetemi come io l'abbia visto. Ho notato che c'era il terreno di colore differente, santo daltonismo. Ed eccolo qua, aspetta, un carro armato. Lo stracocchio di carro armato era qua sotto. Brilla di luce propria, mio piccolo oggetto di istruzione di massa. Oh, era l'ultima? Ok, sono stato anche più rapido del previsto. Me l'hanno detto in molti in passato, molte soprattutto. Ma insomma ci siamo capiti, yay. E abbiamo sbloccato, porca miseria, torna al menu principale. Dicevo, e abbiamo sbloccato un'altra campagna. Ovvero la campagna del retaggio. Oddio, quanto era grande? 3. Wow, ok, bella, grande, grossa e succosa, in effetti. Un boxer di Frodo, non me lo ricordavo come mappa. Ok, ho aumentato la quantità di episodi futuri. Yay per voi e yay per me, più che altro. Bueno, figlioli, direi che per questo traumatico e decisamente troppo lungo per me episodio ci possiamo fermare qua. Io vado a piangere in un angolino perché mi devo riprendere da questa puntata, ragazzi. Troppi traumi e troppi porchi. Nei commenti ovviamente fatemi sapere cosa ne pensate. Lasciate un bel mi piace o la vostra vita sarà più traumatica di quella del telone, che vi giuro c'ha già parecchi traumi. E noi ci vedremo in un prossimo video. Ciao ciao!